Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di Toxic Gamer 88. Riprendiamo su Darkest Dungeon. Allora, vediamo come eravamo combinati, anche perché non sono rientrato nel gioco per controllare la parte The gestionale. poor Avevamo caretaker. preso I fear his questo long-standing personaggio. duties here Possiamo have scegliere altri tre. affected him. Ah, c'è un'altra vestale. C'è un'altra vestale che non è affatto male da prendere. Ed è tattico delle rovine e la prendo. Aspettate, qui c'era un'altra. Le fobie delle rovine, ma te ne puoi andare a fanculo. A sister of battle, Ed eccolo qui. pious and unrelenting. Più due velocità. E lui ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo uno di lui. A livello 0. Questo che livello è? 1? No, 0. Allora, vediamo cosa c'è da curare. Innanzitutto togliamo tutti gli ornamenti. Poi togliamo questi. Scegliamo già. Volevo farmi questo. È una missione corta nelle rovine, ottimo. Abomini. Cosa si deve fare? Completa il 100% delle stanze di combattimento. E qui un party di livello 1 ci sta tutto. Però prima di fare questo sistemiamo la parte gestionale. Abbiamo 13.000 di oro. Casa di cura. Vediamo come siamo messi. Lui lo vedo un pochettino messo male. Possiamo togliere qualcosa? No. Non lo vedo così grave. Andiamo con stress. A livello di stress siamo messi tutti bene. Quindi posso evitare persino di fare questo. Beh, devo scegliere qualcuno a cui togliere qualche malattia. Per esempio, questi di qui sono molto gravi. Ordiniamoli per livello. Allora, c'è questa signorina che ha soltanto questo tratto negativo. Quanto costa toglierlo? 4.000, sti cazzi, non ce lo metti. Sapete che vi dico, non è necessario. Non è assolutamente necessario prendere testimone. Va bene. Scegliamo un party di livello 1 o 2. Io volevo portarmi questa signorina che ha meno 20% di stress nelle rovine. Ottimo. Poi Dismas è da tanto che non lo utilizziamo. Però avventuriero della landa, esploratore, tattico. Ah, sostituito tattico del Daedalo. Vediamo. No, incline all'arte oscura, te ne vai a fanculo. Reynald è da tanto. Più 10% stress, questo è da curare. Però il guerriero della luce. E ce lo portiamo. Poi Dismas lo porterei. Però è avventuriero della landa. Quindi questi sono tutti i personaggi di livello 2. Qualcuno di livello 0? Assolutamente no. Questo è fragile. Questo è tattico dell'abbaia. Landa. Tutti diretti verso la baia. Io mi volevo portarmi. Non ho medici. Tutti tattici del Dedalo. Non sarebbe male portarmi una tizia del genere. Ma ci portiamo lui. Questo di qui poi glielo togliamo il tratto. Lo mettiamo qui. Dovrebbe cavarsela abbastanza bene. E infatti. E un terzo personaggio. Dismas, te la senti? Ma sì.
Diciamo puntiamo molto sul sanguinamento, però aspettate, siamo in un dedalo, preferirei puntare molto sull'avvelenamento. Vabbè, dai. Mettiamogli qualche trinket. Tra cui precisione corpo a corpo, più 10% di esplorazione. E poi cosa? Meno 10% di stress, va benissimo. Più 4 schivata, meno 1 velocità, lo diamo a lei. Vediamo. Solo furia, che ancora non l'abbiamo presa. Ma non c'è nient'altro che mi interessa. Solo crociato. Ah no, possiamo dargli anche questo. E a lui gli diamo questo. Meno stress, oppure più sanguinamento. Ottimo. Invece volevo provare una cosetta. Cosa succede? Ah, soltanto uno ne posso mettere. Quindi l'altro lo daremo a lui. Meno 20% di stress se la torcia è sopra il 65. No, più 10 precisione a distanza. E meno 2 schivata. Non è affatto male. È ottimo. Va bene. Abbiamo quasi tutto. Le posso ordire? Meno 20% stress. Vediamo come sono messi invece in termini di abilità. Mettiamo questo. E c'è da prendere un po' di cose. Dismas. Va bene così. Questo va avanti di uno, indietro di uno. Vabbè, questo non ci serve. Questo nemmeno. E la signorina qui ha tutto. Va bene. Ragazzi, pronti per una nuova avventura nelle rovine. Missione corta. L'obiettivo è prendere questo fischietto dell'esplorazione, che ci dà più 20% possibilità di esplorazione se la torcia è sotto il 51%. Che non è male. Però dobbiamo stare al buio, insomma. Siamo pronti? Via. Prendiamo uno di questi. Due, due, due. No. La torcia. Il cibo. Due chiavi e due pale. Imbarchiamoci. Credo che siamo vestiti abbastanza bene. Spero che sia una missione abbastanza semplice. Non ho controllato, però se ho potenziato le armi dei miei personaggi. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Questo pure. Sì, sono tutti potenziati. Non è molto grande il dungeon. Andiamo. Cominciamo subito qui con le erbe medicinali. Raccattiamo denaro. Trappola. Mind that such missteps are the exception and not the rule. Entriamo, vediamo cosa c'è qui. Se ci sono nemici o c'è esplorazione, andiamo qui. Chiave. Ci sono dei tesori, ottimo. I busti, è da tanto che non ne prendevamo. Torcia. Iniziamo ad avvelenare. Proviamo il colpo di pistola. Che la precisione c'è per ora. Punizione divina oppure accusa zelante. Colpo stordente. 10 di danno. Abbiamo 50 e 50 di possibilità di colpire. Però abbiamo. Allora, direi di cominciare subito bloccando lui. Se ci riusciamo. No. Aia. Dissanguato. Eccolo. E loro non missano.
Abbiamo tre personaggi. Raccolto. E li inseguiamo per noi. Questo è morto. Questo è quasi morto. Questo è morto. In un colpo ne abbiamo eliminati due. Adesso possiamo curarci. Abbiamo perso tantissime. Slowly, gently. This is how a life is taken. Blocchiamolo. Mamma mia, 8 di danno. Va bene, 2 di ognuno. Non è male. Questo è un buff. Questo toglie stress. Ottimo. Che lui ha perso il turno. Ci conviene eliminarlo. Obliterated. Ottimo, un critico. Quello che ci serviva. E prendiamo un bel po' di oggetti. Ghoulish horrors. Brought low and dannazione. Driven into the mud. Torcia 90. Via. Vediamo cosa c'è. Esplorazione. Ritorniamo indietro. Ci siamo un po' feriti, ma vabbè. Non è un problema. Allora, contro gli umani ce la cavicchiamo abbastanza bene. Io direi di curare un po' tutti utilizzando questo. Questo. Questo anche. Bissiamo. E qui abbiamo subito uno scontro. Utilizziamo anche una torcia. Sì. The way is lit. The path is clear. Ok, mini boss, il collezionista. Questo è un figlio di puttana. Però lo possiamo dissanguare sto bastardo. Via. La prima volta l'avevamo ucciso a forza di morbo. Di veleno. Chiamiamolo veleno. Poi possiamo bloccare qualcuno. Voglio bloccare la vestita, se ci riesco. The light, the promise of potevo safety. Curarmi, però no. 8. Tu puoi fare il raccolto qui. Hanno 40%. Ce la possiamo fare, dai. 2 per 3. Ok. Allora, cercherò di ucciderne 2. Perché non posso colpire? Confidence surges as the enemy crumbles. Uno. Perché se ne lascio uno. Allora, questo se ne fa 4 per 3 turni. E allora eliminato. Morto. Mi posso dedicare soltanto a questo tizio, il collezionista. E invece no. E invece no, il bastardo cura. Schivato, grande. Non voleva. Great is the weapon that cuts on its own. Voleva stordirlo, posto di cura. Ah, respinto, dannazione. Colpo di pistola. Vedete, ho difficoltà a colpirli. 4 per 3. Dobbiamo dissanguarlo alla grande. Riproviamo. Vedete, ho difficoltà. Press this advantage. Give them no quarter. Vediamo se con uno lui li rievoca. Questa volta ci curiamo tutti. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. E poi scende. E anche noi scriviamo. No, dai, dovevo colpire quello. Cazzo. A death by inches. Non capisco se è un problema del mouse o del gioco. Picchialo. Proviamo a sfruttarlo, dai, 50%. Grandissima la nostra bestale. 30% di danno? Ma è a gruppo? No, su te stesso. Capito. A time to perform beyond one's limits. Lui non può avere il doppio turno, giusto? Ok.
È cumulativo. 11. Mi sa che è morto. Mi sa che è morto. Mamma mia la vestale che fa critico. Ci fa bagnare. Ha eliminato il collezionista. Testa di Barristan. È un oggetto molto raro. Ci garantisce 25% a protezione. Ma prendiamo più stress. Quindi potrei darlo anche a lei. Però vabbè. È stata una bella battaglia. Ok, qui ci sono libri. Vediamo se c'è qualcosa per... No, è un rischio. Qui l'acqua santa. Vedete, spunta qualcosa. If only treasure could staunch the flow. No, 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 fermi. Otherworldly corruption. Diamo da mangiare a lui. I libri non li tocco. Ho paura che... As the light gains purchase, c'è una battaglia, vediamo se riusciamo a sorprendere i nemici, ragni. Io pensavo clear di trovare scheletri, cose del genere. Raffica e schiviamo, grande, grande. L'inutilità del personaggio quando schiva. Schiva, schiva. Certo che il giullare in questa posizione fa paura perché riesce a baffare i nostri personaggi. Cosa che... Dai ragazzi, non cominciamo a schivare perché c'è veramente da tirare i bel bellioni. Morbo. Io baffo i miei personaggi e ottengono più precisione. Ragazzi, ma è possibile che mi schivi tutto? No. Another one falls. Tu sei morto. Ok, lui è morto pure. Il problema è che non abbiamo spazio. This slow death. Non apriamo questo. Unforeseen. Unforgiving. Spigno. Ok, già abbiamo tutto il dungeon esplorato. Qui c'è una battaglia e dobbiamo farla. E quindi l'importante è arrivare qui. Questo coso che cos'è? Proviamo? Contiene un tesoro nascosto. Problemi. Non ci sono problemi. Cosa sacrifichiamo? L'acqua santa. C'è poi la pagina di diario. Aspettate, aspettate. Momento di panico. Allora, questo lo sacrifichiamo e sacrifichiamo anche questo. Vediamo se possiamo prendere l'oro. Sì. Per fortuna che ne ho portato uno di ognuno. Ragazzi, non ha senso tentare di... Attenzione. Dobbiamo togliere la trappola. Dismas è più adatto. E qui non ha senso nemmeno prendere nulla perché... In radiance, may we find non abbiamo victory. Posso togliere qualche torce. Allora, possiamo colpire lui. Bravo. Questi castano stress a volontà. E basta. Vabbè, la missione è conclusa. Parliamoci chiaro. Tipo adesso blocco lui. O meglio lo uccido, che casta troppo stress. A parte lo scheletro che ha un dissanguamento del una protezione dal dissanguamento del 200%. Tutti gli altri sono molto sensibili. Potrei fare anche questo. Buffo i miei personaggi. Continue the onslaught. Senza pietà. Destroy them all. Questa bagascia casta sempre. Se schivano. Ah. Ok. Forse ci salviamo, non prendiamo troppo stress. Il problema è che qui già c'è uno scrigno, non possiamo utilizzarlo. Non possiamo, tra virgolette, prenderlo. Ok. Blocco. 2x2. Their formation is broken. No. Maintain the offensive. Perfetto. Facciamo una cosetta. Lo spazio this expedition non c'è. At least facciamo promises questo. Success. Togliamo questo. Apriamo lo scrigno.
E c'è dell'oro. E andiamo a prendere l'altro scrigno qui. Una mappa. Inutile, perché già abbiamo completato la missione. Cerchiamo di consumare le torce. Utilizziamo anche il cibo. Ma sì. Vediamo se riusciamo a raccattare tutti i cimeli, tutti i tesori. Abbiamo l'ultima chiave. No, non ne abbiamo chiave. Vabbè. Togliamo questi. Non c'è più nulla. Possiamo provare a prendere sto reperto, ma non ne vale la pena. More bones return to rest. Abbiamo preso però, credo, tre ticket. Uno dal collezionista, uno durante un combattimento, uno scrigno, più questo di qui, il fischietto dell'esploratore. Ma in compenso abbiamo guadagnato 6200 d'oro, 16 stemmi, 2 documenti e una pagina di diario, che non è male. Abbiamo adesso Dismas a livello 3 e la nostra Vestale a livello 3, Oscure Tentazioni. Allora, è crashato tutto. Spero tanto che si sia salvata la missione. Vediamo. Vediamo se abbiamo avuto fortuna, altrimenti la dovrò rifare. No, 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 si è salvata fortunatamente. Me ne accorgo perché c'ho la testa di Batista. E capita, ragazzi. Capita anche questo. Allora, rimuoviamo tutti i trinket. Tanto abbiamo fatto una missione bella veloce. Lui è ancora qui, in flagellazione. Ma possiamo prendere qualche cosa? Cioè, mamma mia, ci vogliono 40 documenti. Noi siamo a un decimo, siamo soltanto a 4. E già i personaggi sono a livello 3. Quindi implica che dobbiamo portarli tutti a livello 3. Un conto è prendere questo di qui. Cioè, se io volessi fare una cosetta, se io scambio i busti con... Se 16 boost ci danno 5, arriviamo a 9 e 10. Insomma, non è che siamo messi proprio bene bene. Oh, un nuovo personaggio. Lo prendo. Pelle dura, meno 20% stress se la torcia è a un buon livello. Ok, un nuovo personaggio. Cercatrice Vestale. Anche questa forte è demono. E basta. Siamo messi bene, ragazzi. Quindi, ragazzi, termino qui questo episodio. Spero tanto che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, commentate e condividete. Noi ci vediamo col prossimo episodio di Darkest Dungeon. Alla prossima.